Ok ragazzi, qui è la serata di Halloween. Volevo colgo l'occasione per farvi vedere quest'angolo di vending machine che sono un po', diciamo così, inusuali. Vengono definite ovviamente horror vending machine. È un angolo strano dove ci sono queste vending machine non convenzionali. Ve le mostro tutte, vediamo. Ecco, qua ci sono queste scatolette a sorpresa. Ovviamente tu le prendi, non sai cosa trovi dentro. Oddio, sta scritto fuori. Bene o male. Però, 1000 yen questa, tra l'altro. Beh, qui ci sono queste... una macchinetta datata a popcorn, non so di quanti anni. Comunque, che questa è una cosa rara, perché popcorn non... qui praticamente non li vende nessuno. Non so perché. Poi qua ci abbiamo vecchi trenini anni 70. Questo cos'è? Stranissimo. Quasi quasi sono tentato a prendere lo scarabeo gigante. Ah, questa pasta ragù in lattina. Dai, potremmo provare questa, pasta ragù in lattina. Dai, per noi italiani sarebbe una vera chicca. Dico. Allora, vediamo qua cos'altro. Scarabei in lattina. Questo. Oh, questa è lattina anni 70. Vabbè, qua c'è la macchinina. Molto strana. Vediamo, entriamo. Wow. Allora, molti di questi prodotti. Ah, tipo, guarda. Quelli sono, credo. Cioè, non mi so bene il nome, una specie di bollito di verdure. No, vabbè, cosa con i palloncini. Che altro, non oro, ma very strange, diciamo. Vediamo. Qui c'è il lerciume. Vabbè, praticamente si va a mangiare tutto qua che c'è. Strano, ma vero. Beh, questi che sono? Alcune di queste cose non ho mai visto nessuna vending machine, ci credo bene. Continuiamo, vediamo un attimo. Ah, qui praticamente è strettissimo. Vediamo, oddio, non ci passo. Queste lattine, guardate quanto è piccolo, non riesco a uscire. Ok. Questo era scritto. Ah, guarda, arancia e lattina. Quella cosa va al Monte Fuji. Però c'ha il suo fascino, il suo perché. Oddio, queste lattine tutte sbiadite. Guarda quanti millenni stanno là. Gaban, snails. Che cazzarola è quello? A mandarini? Oh, non ci credo. Ci credo degli orrori, chi se li mangerebbe? Sogno. Spero che la luce renda onore. Anche perché qui è semi buio. Vabbè. Ok, così. Documentiamo e basta. Pensavo un pochino più schifoso, diciamo, Niente di trascendentale, no? Aspetta, vediamo un po'. Questa cosa viola. Ah, l'uva. Sarà un succo d'uva particolare. Della sapola. Ok.
era un po' così, curioso. Questi condom. Ah, ok. Va bene. Curioso. La gente che entra. Sta proprio qui, vicino ad Akihabara. Ok. Continuiamo. Pensavo meglio. Andiamo. Ok. A dopo, ciao ragazzi.